I prossimi 14 e 15 maggio, con eventuale ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio, i cittadini del comune di Sona sono chiamati alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Si potrà votare domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15. 4 i candidati alla carica di sindaco, sostenuti ognuno da più liste. Vediamo insieme ogni schieramento. Corrado Busatta, sostenuto dalle liste Scelta Persona, Sona Domani, Fratelli d'Italia. Monia Cimichella, sostenuta dalle liste Direzione Sona, Monia Cimichella Sindaco. Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste Insieme Persona, Viviamo Sona, Forza Italia Lega. Carlo Antonio Mazzola, sostenuto dalla lista Rinascita Persona. Nei comuni che contano una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come Sona, vige un sistema maggioritario, cioè per essere eletti come sindaco al primo turno occorre ottenere la maggioranza assoluta delle preferenze, quindi il 50% più uno dei voti. Nel caso in cui questa condizione non si verificasse, si andrà al ballottaggio, che avrà luogo 2 settimane dopo tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per i comuni con più di 15.000 abitanti è prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto, dunque votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato. In sostanza, è possibile tracciare una X sul nome del candidato prescelto e dare a lui il voto, oppure è possibile scegliere un candidato sindaco e porre una X sul simbolo di una lista diversa dalla sua. Quando si vota, è inoltre possibile dare fino ad un massimo di 2 preferenze all'interno della stessa lista. Si esprimono scrivendo di proprio pugno il cognome dei candidati, o il nome e cognome in caso di omonimia. E, nel caso di 2 preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna.